non sappiamo niente dei danesi, degli olandesi, abbiamo una politica fiscale completamente diversa stato per stato. Noi abbiamo un'unione, una sovranità bancaria che è diventata l'Europa, che gestisce con accordi presi da nessuno, dei cittadini, gestisce la vita di 400-500 milioni, dall'agricoltura, che tu hai dei fondi che vanno, un terzo del bilancio dell'Unione Europea va alle grandi multinazionali, non va mica al contadino. E i contadini stanno chiudendo tutto. Ora tu pensa, noi abbiamo il Made in Italy fatto all'estero. Siamo gli unici a avere il Made in Italy, perché l'olandese, il danese, il Made in Danimarca non esiste. Avete un patrimonio, siamo il primo e il secondo produttore di olio d'oliva del mondo. E siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. Questo è un mercato schizofrenico, perché portiamo l'olio tutto, lo tagliamo col nostro, l'olio spagnolo lampante, e poi ci mettiamo un euro di più al litro, parte per tutto il mondo. Cioè, quindi il commercio, l'economia è schizofrenica. I limoni che vedi qua, questi limoni qua, vanno, li spremono in Svizzera. Fanno le spremute di limone, il liquore di limone, vanno in Svizzera con un camion e poi tornano in Sicilia per essere venduti. Allora noi abbiamo questa cosa, abbiamo i maiali belgi che vengono a Parma, stanno a Parma, prendono la cittadinanza di Parma e tornano in Belgio come prosciutti. Abbiamo i pigiami Calida della Svizzera, i pigiami, che vanno a fare le asole, a attaccare i bottoni in Portogallo con un camion. Quando hanno messo i bottoni ritornano in Svizzera e poi partono per l'Europa. Ora dimmi se ha senso. La Gran Bretagna, per esempio, ha esportato 115 milioni di litri di latte e ne ha importato 117 milioni. Ha importato 17 milioni di chili di burro ed ha esportato 19 milioni. C'è qualcosa che non quadra, lo capisci? Noi non dovremmo... E le merci girano. E se tu fermi un camionista, quelli grossi, ti dice le stesse cose, dice noi viaggiamo vuoti, il 50% dei camion viaggia vuoto per l'Europa e noi finanziamo per l'80% attraverso la Comunità Europea il trasporto su gomma, che metà è vuoto. I container a Genova sono metà vuoti, i container alla Spezia, a Savona sono vuoti, Gioia Tauro metà sono vuoti. Assolutamente. Questo signore francese ha delle buone idee, assolutamente. Poi quando parla di patrimoniale del 75%, allora i capitali se ne vanno. Qui pigi un tasto, il capitale se ne va. Non abbiamo una legge fiscale europea. Io ero andato là per dire facciamo una borsa, uno stock. Al Parlamento europeo mi hanno invitato due o tre volte a parlare. E ho detto facciamo una stock exchange, una borsa europea. Qui il paese è diverso dalla Francia, molto. In Francia c'è lo Stato e lo senti ogni tuo, paghi le tasse ma senti lo Stato. Lo Stato, se tu in Francia non riesci a pagare le tasse e dimostri che non ce la fai, se no chiudi, ti aiuta, qua ti fa chiudere, qua ti pignora la casa. Qua 650.000 aziende in 3 anni se ne sono andate, 35 falliscono tutti i giorni. Questa è un'economia basata su quasi a carattere familiare, piccole e medie imprese, l'industria non c'è più. Noi non abbiamo il nucleare, non andiamo a bombardare il Mali. Noi non siamo così, io non voglio diventare così. E facciamo la logistica dei francesi per bombardare i Tuareg e i musulmani nel Mali del Nord. Perché hanno parte per esempio... Scusate. È tutto molto bello e interessante, ma lui incontro luce pazzesca. Va bene, allora bene, non mi far parlare un po'. No, va bene, lo usiamo. Era bellissimo, ma tutto il tempo così... Dobbiamo improvvisare. Sì, assolutamente, no, ma lo usiamo, guardi, non ti preoccupi. Giro su me stesso e poi mi dico. Dove sto? Dica lei. Scusi, c'è un problema se qualche volta capito in campo? No. Ok. Però bisogna anche capire chi siamo. Allora, Euronews, intervista di Euronews. È un movimento nato in rete. Questo è un movimento che è fatto da milioni di persone che collaborano senza soldi. Non abbiamo preso soldi da nessuno, ci autofinanziamo con 2 euro, 3 euro le magliette. Cioè, io voglio che voi capiate che cosa è. Abbiamo fatto le elezioni online. Chi ha fatto nel mondo le elezioni via computer? Noi abbiamo scelto i parlamentari attraverso una votazione online. Ed è fantastico. Quando vi criticano e vi dicono, per esempio, c'è troppa gente, poi alla fine non si sa mai effettivamente un programma, mi fa capire, mi fa capire, ma voi quindi sareste disposti a votare qualsiasi cosa in Parlamento se è una cosa su cui siete d'accordo? Sì, assolutamente sì.
vedi dai parlamentari che ci sono in Sicilia. O seguono il nostro programma o noi andiamo dritti come spade. E stanno seguendo il programma nostro, le due legislature. Sembrano l'antipolitica, sono diventate destra, sinistra. Questi qui che zompettano nei talk show televisivi italiani, li vedi, no? Sono, è gente che ha disintegrato e spolpato questo paese e sono in televisione a dire come dovremmo fare per uscire dalla crisi che hanno creato loro. Quindi questa gente va mandata a casa tutta, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di un nuovo rinascimento, un nuovo pensiero, siamo costretti ad avere un pensiero dell'economia diverso, che non sia la crescita. Com'è possibile che in Sicilia, che è considerata una delle regioni meno virtuose, voi abbiate avuto questo esploit? Sai perché? Per la crisi. Siamo arrivati, io sono venuto a nuoto, siamo venuti, non ci davano spacciati. Che vuol dire invece, a nuoto? A nuoto. Lo stretto di Messina, mi sono buttato a Reggio Calabria, sono arrivato a Messina a nuoto. Bene, l'ho fatto perché ho detto posso farlo, posso dare un esempio di coraggio, non so, di determinazione, se uno si, 65 anni, grasso e lotto e tutto, e fa il comico, non sono un atleta, se faccio una cosa così i giovani possono anche darsi una svegliata. Bene, non ci davano spacciati, abbiamo preso il primo partito in Sicilia, perché? Perché non c'è più il voto di scambio, qui siamo abituati a dare il voto per il lavoro, mi dai lo stipendio, mi fai questo, io ti do il voto. La crisi ha appianato tutto, non ci sono più soldi, ti danno il lavoro ma lo stipendio ce lo metti tu. Quindi la mafia qua sta a guardare, la mafia va dove ci sono i soldi, adesso i soldi non sono più in Sicilia, i lavori, il cemento. I soldi, il business è un'altra cosa, sono i software fatulli, sono i prodotti contraffatti. Sono il Viagra e il Cialis contraffatto, dove si realizza investi 1.000 e porta a casa 500.000. E lì i grandi business, le banche. Io sono stufo di Monte dei Paschi di Siena, tre volte lo scandalo della Parmalat. È il più grande scandalo finanziario della storia, altro che Paribas. È diventato una mi roba. Spiega quello, secondo lei, che cosa è stato il Monte dei Paschi di Siena? Monte dei Paschi di Siena hanno preso una società, una banca, che valeva 20 miliardi nel 95. 20 miliardi adesso vale meno di 2. L'hanno presa, hanno fatto una fondazione, dentro la fondazione ci ha messo il PD, tutti quelli del PD, Partito Democratico, e così sono stati nominati dalle regioni, province e comuni, l'ha messi dentro. Ma scusi, altrove le fondazioni sono affiliazioni delle banche, qui in Italia è contrario. Ma sono affiliazioni dei partiti, perché oggi i partiti sono banche e le banche sono diventati partiti. Quindi dentro ci metti anche il San Paolo di Torino, Chiamparino ha smesso di fare il sindaco e è entrato nella fondazione. Cioè qui stiamo, una banca da 20 miliardi, l'hanno messa nel libero mercato, in borsa, alla speculazione, e si sono mangiati la più grande banca italiana, una delle più grandi banche italiane, col patrimonio che non era loro. Perché tu entri come amministratore, prendi una banca che i beni sono dei toscani, dei senesi, palazzi, tenute, altre banche, casse di risparmio, prendi tutto, metti lì, arrivano gli speculatori, quelli gnuti, i caltagironi, e hanno disintegrato tutto il patrimonio. In più compravano banche. L'Antonveneta, per avere poi una ramificazione.